Ciao a tutti, ciao a te e ciao a voi che siete qui con me in studio. Io sono Costanza e con me c'è Fabrizio, Michele e Valerio. Iniziamo subito la nostra bellissima rubrica C'era una volta. Siete pronti ragazzi? Sì! Anche oggi abbiamo da inventare una storia e poiché ci è piaciuto tanto questo sistema, utilizzeremo le favole più famose per creare il nostro nuovo titolo, che ancora non so quale possa essere, l'inventeremo adesso. Siete pronti? Sì! Cosa ci manca? Il riscaldamento della fantasia! Occhi chiusi, voi e te da casa e anche io! Iniziamo! Testa sulla spalla destra, testa sulla spalla sinistra, testa indietro, testa in avanti, occhi aperti, diamo il via alla fantasia! Ragazzi, adesso vi faccio una proposta, vediamo se può piacervi. Vi dico, fermi un attimo a pensare in silenzio, pensaci anche tu da casa. Pensate il titolo di una favola, di una fiaba, di un racconto che vi piace particolarmente. Ci pensate un secondo? Ci state pensando? Sì. Bene. E appena io ve lo chiedo, voi me lo dite e vediamo da questo rimescolamento cosa possa uscire fuori. Pronti, pronti? Mescoliamo le idee, i racconti nel nostro cervello. Mescoliamo, mescoliamo. Pronti, io sono pronta. Valerio, hai pensato qualcosa? Sì, ho pensato a Alice nel Paese delle Meraviglie. Mi piace, si presta molto come storia fantastica. Alice nel Paese delle Meraviglie. Michele, tu cosa avresti pensato? Ripeti? Il Re Leone. Ci piace anche questo. Fabrizio? Io Biancaneve e i Sette Nani. Rimescoliamo questi tre titoli. Il Re Leone, Biancaneve e i Sette Nani e Alice nel Paese delle Meraviglie. Rimescoliamo nella nostra mente e creiamo da questi tre titoli un nuovo titolo. Pensa, pensa, pensa. Fabrizio, dal tuo titolo che è Biancaneve e i Sette Nani, quale parolina ti piacerebbe prendere? Nani. Michele, dalla tua storia che è il Re Leone, quale parolina prenderesti? Re. Valerio, dalla tua storia, quale parolina prenderesti? Meraviglia. Perché era Alice nel Paese delle Meraviglie, dunque prendiamo le meraviglie. Allora ragazzi, guardate un po' cosa è uscito. La parola nani, re e meraviglie. Vi presento la nostra storia. Il re e i suoi nani delle meraviglie. Ricordiamoci che dopo dobbiamo riscrivere il nostro bel titolo. Io la borsina rimarrà qui perché ormai abbiamo preso idee, anziché da lei, le abbiamo prese dalla nostra testa. Il re e i nani delle meraviglie. C'era una volta un re magico incantato che alla sua corte aveva delle cose meravigliose che venivano protette e custodite da una sua corte di nanetti. Aveva delle cose nascoste che nessuno sapeva cosa fossero e i nani erano coloro che erano addetti a custodire queste cose preziose. Un bel giorno i nani pensarono di fare cosa? Di andare a prendere delle cose per il re. Cosa dovevano andare a prendere? Una corona. Dovevano andare a prendere dalle meraviglie del re una corona perché... La corona vecchia si era rotta. Ok, quindi i nanetti addetti andarono a prendere nelle meraviglie una nuova corona perché il re l'aveva chiesta. Però in questi nanetti che erano, quanti nanetti abbiamo? Sette. Anche qui ne abbiamo sette? Ok. Sette? Otto? Ma cambiamo. Poiché la corte del re era costituita da otto nanetti, ce n'era uno un po' dispettoso e decise di fare un dispetto scherzetto al re. Quando andarono a prendere questa corona nuova perché la vecchia si era rotta, l'ottavo nanetto, quello furbetto che voleva fare uno scherzetto, cosa fece Fabrizio? Al posto della corona prese un fungo. Ah, prese un fungo prezioso. E per fare cosa? Per darglielo al posto della corona. Questo è un dispetto.
un dispetto scherzetto. Quando poi gli 8 nanetti arrivarono davanti al re e dissero: egregio, magnifico, illustrissimo re, le presentiamo la sua corona. I nanetti: ah, adesso vediamo il re cosa risponde, gli facciamo credere che questa è una corona. Il re arriva: oh, mettetemi in testa la corona. Arriva il quinto nanetto e cosa fa? Dice guarda che è uno scherzo, è un fungo. Il re fa: no, non è nessuno scherzo, io davanti a me vedo una corona. Ah, che i nanetti dettero al gioco. Ah, davvero? Sì, sì, adesso ti metteremo, carissimo re, ti metteremo la tua corona. E cosa fa il quarto nanetto? Prende il fungo e lo mette in testa. Ovviamente tutti a ridere, tutti a ridere. Il re si indispettisce un po' e dice: nanetti, perché state ridendo? Loro che dicono: perché stiamo ridendo? Perché prima il sesto nanetto ha fatto una barzelletta. Ah, e quindi ridevamo perché il sesto nanetto ci ha fatto ridere con una barzelletta. Sì, sì, guarda, caro re, illustrissimo egregio re, sei bellissimo con questa corona. Il re si sente questa corona un po' pesante sulla testa e i nanetti dicono: egregio re, come se la sente la corona sulla testa? A me bene, però un po' pesantuccia lo è. Come mai sarà così pesante? Perché c'è il fungo, è pesante. E quindi sta sopra la testa e un po' pesante. E gli pesava la testa. Siccome che nei 8 nanetti c'era l'ottavo che era furbetto, però c'era il secondo che invece era... buono. Buono. Retto. Per bene. Non avrebbe raccontato mai e poi mai bugie. Non avrebbe mai e poi mai fatto un dispettuccio, un giochino, così come l'ha fatto l'ottavo nano. Per cui disse: egregio re, io devo dirti una cosa. Il re dice: dimmi, cosa mi devi dire? Però fai presto perché la mia corona pesa. E il secondo nanetto cosa dice? Che al posto della corona c'è un fungo in testa. E poi cosa aggiunge? Che l'ottavo nano ha fatto questo dispetto. Ah, dice il re, mi avete fatto un dispetto. Il secondo nanetto, che però comunque è buono, non voleva che l'ottavo prendesse una punizione o fosse cacciato via. E dice: ma no, dai, in realtà è solamente un gioco, perché oggi in realtà... Che giorno è? Il giorno dei funghi. Perché oggi è il giorno dei funghi, ecco. Noi, non è uno scherzo, caro re, non ti arrabbiare, perché in realtà oggi è il giorno dei funghi. E re dice: il giorno di che? Sì, dice l'anetto il secondo. Sì, oggi è il giorno dei funghi. Oggi solo le persone più importanti e più ricche, se usciranno con un fungo in testa, saranno fortunate per tutta la vita. E il re ci crede e dice: va bene, allora se lo dite voi, ok, uscirò con il mio corteo con un fungo in testa. E così quello fu il giorno per eccellenza più divertente di tutto il villaggio, perché fu la prima volta che gli abitanti di un villaggio hanno visto uscire un re con un fungo in testa. E quel giorno fu ricordato per sempre come il giorno più divertente dell'anno, e da allora quel re fu chiamato Re Fungo. Fu chiamato Re Fungo. Ecco qui, abbiamo inventato una storia, devo dire, divertente. E poiché abbiamo aggiunto la parola fungo, allora ragazzi, noi eravamo partiti che il nostro titolo era Il re e i nani delle meraviglie. A questo punto possiamo dire che questa è la storia del... Come la chiamiamo questa storia? Il re fungo e i nani delle meraviglie. Ecco qui. Beh, che un re sia diventato un re fungo fa davvero tanto ridere. Anche oggi ci siamo divertiti con i nostri nanetti, 8 nanetti, le nostre meraviglie e il nostro re fungo. Ora non mi resta che salutarvi. Ciao da Costanza e ciao da Fabrizio, Michele e Valerio. Ciao!